Oggi in Piazza Garibaldi la festa della polizia, anche un'occasione di bilancio. I dati dello scorso anno rilevano una contrazione dell'indice di delittuosità. Come sta la provincia di Sondrio da questo punto di vista? Siamo in una situazione di assoluta tranquillità dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica. I dati confermano questa tendenza al ribasso di moltissimi dei reati. Qualche reato in aumento è dovuto al fatto che siamo usciti dal lockdown e quindi hanno ripreso tutte le attività e quindi qualche dato ce l'abbiamo in aumento, ma in linea di massima è una provincia assolutamente tranquilla, è una provincia dove si vive bene. Abbiamo scoperto nell'ultimo anno gli episodi più gravi che sono successi, quindi da questo punto di vista, anche dal punto di vista repressivo oltre che preventivo, possiamo fare un bilancio più che positivo. Naturalmente questa è un'occasione per celebrare la Polizia di Stato ed è un'occasione per rendere onore ai poliziotti, agli uomini e alle donne della Polizia di Stato che quotidianamente si impegnano nel nostro territorio. Presentare onori al signor Questore di Sondrio, Angelo Giuseppe Re. È un doppio binario, un'attività di prevenzione con la presenza delle pattuglie, con la presenza di personale anche in borghese e di repressione, anche dal punto di vista della risoluzione di casi tipo i danneggiamenti, le truffe agli anziani. Ci hanno dato molte soddisfazioni, tra virgolette, per la nostra attività. L'unico problema che abbiamo, e qui non è un problema di controllo del territorio, è l'aumento dei dati relativamente ai reati di truffa online e i cosiddetti informatici. Su questo argomento naturalmente non possiamo aumentare le pattuglie, ognuno a casa può essere una potenziale vittima o un potenziale carnefice. In occasione della festa della Polizia di Stato, Piazza Garibaldi ha ospitato gli stand delle specialità, mentre al Teatro Sociale, alla presenza di autorità civili e militari, si sono esibiti i ragazzi del Liceo Musicale di Tirano, che hanno ripercorso con diversi brani i 171 anni dalla fondazione della Polizia, con una dedica speciale al Questore. In chiusura, la consegna dei riconoscimenti al valore e al merito civile e di servizio.